In mano un uovo di Pasqua, il sorriso, la voglia di spendersi ancora per chi ha bisogno, e poi la frase che hanno gridato a squarciagola anche da lontano distanti, per ovvie ragioni, per le distanze di sicurezza ai tempi del coronavirus. Restate a casa. L'invito, nell'imminenza della Pasqua, arriva dagli operatori sanitari, da coloro che sono sul fronte in prima linea per fronteggiare l'emergenza da Covid-19. Nella nostra diretta Facebook del pomeriggio li abbiamo incontrati con in mano l'uovo di Pasqua, offerto da una ditta di popoli e dalla condotta Peligna di Slow Food, la solidarietà che va avanti anche ai tempi del coronavirus. Restate a casa e poi l'augurio di buona Pasqua per sentire vicino e abbracciare idealmente tutta la città, anche coloro che stanno seguendo le terapie a casa, coloro che stanno soffrendo e coloro che invece sul letto di un ospedale stanno lottando contro il virus. Facciamo un saluto? Buona Pasqua a tutti. Questo è l'augurio dei sanitari, degli operatori, di chi è in prima linea. Questo è importante, stare a casa, non facciamo i furbi a Pasqua.